Piero De Cristinzi, presidente della FIGC Molise, dunque primo atto ufficiale, presentazione dei calendari di eccellenza e promozione, siamo ormai prossimi al via. Il taglio del nastro della nuova stagione, sì, siamo pronti dopo circa un mese a cercare di far quadrare tutto, ci siamo riusciti brillantemente, questo grazie in particolar modo ai tanti dirigenti di società. In eccellenza soltanto una rinuncia che poi partecipa al campionato di prima categoria, che è il Piedramonte Corvina, 3 rinunce in promozione che però rimangono a fare attività in prima e seconda categoria con noi. Questo è un fatto, insomma, che da un punto di vista ci dispiace la non partecipazione, però da un altro punto di vista che continuano a fare attività è un risultato abbastanza importante. Sostituita con altre società che si preparano ad affrontare la stagione 2023-24, ci sono tutti i presupposti che sia una stagione anche dal punto di vista agonistico abbastanza interessante. La stagione è già iniziata con la Coppa Italia, quindi insomma c'è stato il primo esordio, poi a livello di comitato proseguirete naturalmente con i campionati di prima, seconda, calcio a 5, insomma c'è davvero tanto da fare. Sì, abbiamo fatto un consiglio, abbiamo chiuso la prima categoria, una piccola riapertura per la seconda, calcio a 5 settore giovanile, e credo che entro il 10-12 di settembre, il 6 scadranno i termini, un altro consiglio direttivo e avremo i quadri completi di tutti i campionati a livello regionale. Poi c'è tutta l'attività provinciale, tutto il settore giovanile che poi praticamente è la base di quello che è anche il futuro del calcio. Assolutamente, dunque un in bocca al lupo a voi, chiaramente, naturalmente a tutte le società che poi sono venute a questo evento e presenzieranno i campionati di eccellenza e promozione, affinché, come si diceva prima, sia una bella stagione da vivere, intensa. Credo proprio di sì, la presenza anche dell'assessore, il nuovo assessore allo sport Salvatore Micone a questo incontro è importante, perché noi abbiamo bisogno di tutti e rivendicare le necessità nel modo giusto e corretto di quello che serve. Non vogliamo cattedrale nel deserto, vogliamo dei servizi essenziali per le nostre società, e spero fortemente e sono fiducioso che alla fine, questa volta, speriamo che la Regione ascolterà le esigenze delle nostre società.